Didacta 2023, grande afflusso di gente, docenti, dirigenti, visitatori, tante tecnologie applicate alla didattica, ma queste persone sono effettivamente competenti? Quanto conoscono il digitale, l'innovazione, l'online? Andiamo a vedere. Cos'è il blockchain? Non ho la più pallida idea. Il metaverso. È un mondo virtuale, fruibile attraverso dei sistemi informatici, con visori generalmente, ma anche con tecnologie aumentate, virtuali. E l'aula immersiva? L'aula immersiva è un'aula dove si può cambiare l'atmosfera dell'aula. Normalmente viene fatta con dei proiettori o con degli schermi e si può simulare un ambiente che nella realtà non esiste. 6.5? Cos'è la chat GPT? GPT tramite artificiale. Intelligenza artificiale. C'è una piattaforma, un software, io l'ho già usata lo scorso anno, dà la possibilità di poter comporre un testo o comunque di fare un modulo, ed esiste anche quella legata all'arte. Risposta esatta. Cos'è l'algoritmo? L'algoritmo è un procedimento matematico che viene utilizzato per restituire un dato. Promossa pienilunga. Domanda: cos'è il blockchain? E la stampante 3D? La stampante che permette di costruire un oggetto tridimensionale. L'intelligenza artificiale come si può definire? La scuola del futuro. Ma l'avete utilizzata già in qualche... Ancora no. Cosa significa chat GPT? È l'acronimo di cosa? L'acronimo non lo so. Però si tratta di un'intelligenza artificiale che sta sempre più prendendo piede, sia soprattutto tra gli alunni. E io vorrei che invece se ne facesse un uso consapevole sia tra gli alunni, ma anche tra noi docenti. Il cloud che cos'è? È uno strumento di archiviazione dei dati. La nuvola. Invece per quanto riguarda l'applicazione delle nuove tecnologie, si parla tanto di tecnologie interattive. Cos'è l'interattività? Domanda di riserva? Sì, un modo di vedere un po' la didattica in modo più attivo. In modo che lo studente diventi protagonista, diciamo, della... Uno studente che diventa parte attiva e non che guarda semplicemente la TV. In realtà c'è un principio molto vincente, perché se pensiamo al gaming, cioè il gaming si basa esattamente sull'interattività dell'utente.